Nei primi anni della mia attività da musicista e da cantante, mi ero sempre chiesto una domanda in particolare quando andavo a comprare o ad affittare un impianto, ovvero quanta potenza doveva avere il mio impianto per coprire bene l'area davanti a me. E scommetto che magari questa domanda te la sei fatta ogni tanto anche tu. Ma soprattutto continuavo a chiedermi se tutti questi watt che venivano tanto declamati erano la cosa giusta che io dovessi considerare per avere una buona potenza acustica. Ecco, ma perché ho specificato acustica e non mi sono soffermato solamente sui watt, come molti calcolano erroneamente? I watt non indicano per caso quanta potenza ho nelle casse? Per fortuna, con gli anni, studiando da tecnico del suono in conservatorio, ho capito e finalmente ho avuto l'illuminazione della risposta esatta. Se sei un musicista che si sta chiedendo le stesse identiche cose e magari non è molto ferrato, rimani a guardare questo video e ti spiegherò esattamente cosa devi considerare quando acquisti un impianto audio. Se ti piacciono inoltre i miei contenuti sulla musica, essendo un cantante, insegnante di canto, tecnico del suono, mi raccomando, seguimi, perché molti di voi vedo che ancora non lo fanno. Però prima di iniziare ti dico quali sono i fattori cardine da prendere in considerazione per la spiegazione che ti sto per dare. Mi raccomando, prendi nota. I fattori sono 5, ovvero i watt, i decibel SPL, la scala dei decibel, la sensibilità di un altoparlante e la radice quadratica inversa, ovvero la dispersione di potenza sonora. Ma andiamo con ordine. Come si pensa erroneamente, avere molti watt in un impianto audio non significa avere molta potenza sonora misurata in decibel. Infatti, i watt rappresentano la potenza elettrica che l'amplificatore può fornire ai diffusori, mentre i decibel misurano il livello di pressione sonora, chiamata anche SPL, ovvero Sound Pressure Level, che indica quanto è potente il suono nell'aria. Per i più pignoli di voi che diranno: ma sai, i decibel in realtà non sono solo quelli dell'audio. Sì, è vero, lo sappiamo, sono anche elettrici, sono di tanti tipi, però in questo momento ci soffermiamo solo sui decibel dell'audio. Questo perché la relazione tra watt e decibel non è lineare e raddoppiare la potenza in watt non significa raddoppiare il volume percepito. Infatti, se prendiamo la scala dei decibel, cioè quella scala che ci indica a quanti decibel è associato un rumore di riferimento, per esempio la soglia del dolore è a 120 decibel, questa ci dice allo stesso tempo anche dov'è la nostra sensazione della percezione di raddoppio di potenza sonora, che è indicata step by step a 10 decibel. Mentre invece raddoppiare la potenza in watt comporterà solamente un aumento di 3 decibel di aumento di pressione sonora. Capite che tra più 3 e più 10 c'è un'infinità. Il vero dato che ci indica quindi la potenza di un altoparlante è la sua sensibilità misurata in decibel watt al metro, ovvero quanti decibel si producono con un watt alla distanza di un metro dall'altoparlante. Ma facciamo un esempio rapido. Mettiamo caso che io abbia un altoparlante. Se la sensibilità del mio altoparlante per un watt alla distanza di un metro è di 90 decibel SPL, successivamente avrò con 2 watt 93 decibel, con 4 watt 96, con 8 99, eccetera, 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 raddoppiando sempre il wattaggio precedente fino ad arrivare ai circa 1000 watt, che ci restituiranno di conseguenza 120 decibel. 120 decibel a un metro di distanza è tanto, perché la soglia del dolore nel grafico dei decibel è a 120 decibel. Ma se stai a un metro di distanza dall'altoparlante, che è difficile da pensare nel mondo reale. Inoltre bisogna considerare che più ci si allontana dall'altoparlante, più si perde la potenza del suono, e questa viene calcolata con una formula chiamata legge quadratica inversa, che risponde giustamente alla domanda: ma quanti decibel perdo a tot metri? La legge quadratica inversa è infatti quella legge che afferma che l'intensità di un suono diminuisce proporzionalmente al quadrato della distanza della sorgente. E giustamente uno mi dice: oh, ma che vuol dire? In parole povere, se raddoppio la distanza dalla sorgente sonora, l'intensità del suono sarà di un quarto inferiore, che tra i vari calcoli matematici comunque equivale a una perdita di 6 dB. Quindi, tornando all'esempio di prima, se per 1000 watt abbiamo 120 decibel SPL a un metro di distanza, già a 2 metri avremo una perdita di 6 decibel e arriveremo a 114. A 4 metri perderemo altri 6 decibel, arrivando a 108, e via dicendo. Facciamo l'esempio che io vado a suonare in una piazza, dove la distanza dal centro rispetto alle casse magari è di 32 metri. Beh, lì perderemo, in quella distanza, ben 46 decibel, quasi 5 volte la nostra sensazione di raddoppio di potenza sonora, che, come ricordo, è misurata a 10 decibel step by step. Considerando che dobbiamo poi calcolare l'assorbimento sonoro e il rumore di un ipotetico pubblico,
insomma, ne perdiamo tanti. Quindi, come vedi, i watt con la potenza sonora c'entrano relativamente poco e non è di certo il dato che ci indica quello che stiamo cercando, ovvero proprio la potenza sonora. Per concludere, quindi, cosa dobbiamo vedere nella scheda tecnica quando andiamo ad acquistare un altoparlante? Sostanzialmente abbiamo due alternative di dati che ci possono venire in aiuto, ovvero la sensibilità misurata in decibel watt al metro, ma questo poi ormai in realtà si trova molto poco nelle schede tecniche attuali, oppure il suo risultato, misurato in decibel SPL, dove però vi è specificato, nella maggior parte dei casi, che esso è misurato alla distanza di un metro. Se trovate anche semplicemente decibel SPL uguale 140 decibel, prendetelo per buono, poiché alcuni produttori evitano di menzionare questo tipo di misura. Bene, sono arrivato alla conclusione. Spero che il video ti sia piaciuto e che quando vai a acquistare un impianto o lo vai a noleggiare vai a vedere le cose giuste che ti servono, magari proprio anche la potenza. E mi raccomando, ci vediamo nei prossimi video e se hai altre domande lascia un commento e mi raccomando seguimi sui social. Ci vediamo al prossimo, ciao!